Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi video consigli per quanto riguarda film da vedere la sera o la notte di Halloween. Anche se, comunque, insomma, per chi come me ama i film horror, non è detto che li debba vedere soltanto esclusivamente la sera o la notte di Halloween. Ad esempio, io per me tutti i giorni vanno bene, però ovviamente, insomma, la notte di Halloween. Si deve vedere un film horror. Questo video è in collaborazione con Nicola Governi e Joy Movie. Vi lascio giù nell'info box i loro canali, così in questo modo potrete vedere anche i loro consigli sui film appunto per Halloween. Allora, iniziamo subito. Allora, quest'anno voglio consigliarvi alcuni film appunto che ho in DVD. E altri invece che potreste vedere tranquillamente per chi ha Netflix. Siccome so che molti, molti di voi hanno questa piattaforma, quindi ho fatto una selezione per, insomma, consigliarvi film da vedere anche su Netflix. Però iniziamo subito dai DVD. Vi consiglio caldamente, perché io l'adoro questo film, Hansel e Gretel. È bellissimo, è quello che appunto vedete alle mie spalle. Hansel e Gretel sono diventati adulti, hanno superato l'abbandono dei genitori e sono diventati dei veri e propri cacciatori di streghe. Sono veramente molto bravi, sono diventati bravissimi a cacciare delle streghe, anzi tutte le streghe, però ne arriva una veramente malefica. E si ritrovano appunto a dover combattere con questa strega che è molto molto cattiva. Però dovete vederlo, è stupendo da vedere, vi intrattiene tantissimo, dei colpi di scena bellissimi, è fatto bene e secondo me è super consigliato per la sera di Halloween. Per rimanere in tema cacciatori di streghe, vi consiglio anche The Last Witch Hunter, l'ultimo cacciatore di streghe. In questo film il protagonista è Vin Diesel, il fantastico, mitico Vin Diesel. Io dico sempre Vin Diesel un nome, una garanzia, io adoro i suoi film. E in questo film appunto lui è l'ultimo cacciatore di streghe. Lui riesce ad uccidere la strega regina, ma lei in punto di morte lo maledice con la vita eterna. Quindi lui non può morire, lui vive per sempre. Nel film però accade un qualcosa di insolito che appunto dovete vedere, perché la strega regina riesce a tornare. Quindi dovete scoprire come riesce a tornare la strega regina e lui riesce a ucciderla nuovamente. Dovete vederlo, è veramente un bel film, vi intrattiene tantissimo anche questo, ve lo consiglio. Tantissimo, e comunque se non lo vedete per la sera di Halloween, cioè vi consiglio comunque di vederlo anche, insomma, in altri giorni, in una sera, insomma, qualsiasi. È veramente molto bello. Poi voglio consigliarvi Van Helsing. È un film che se non avete mai visto dovete vedere, almeno una volta nella vita dovete vedere Van Helsing. Van Helsing è il leggendario cacciatore di mostri. Viene inviato dal Vaticano nella remota Transilvania, in cui una regione è letteralmente terrorizzata da Conte Dracula. E niente, quindi lui deve andare lì, combattere e insomma dovete scoprire voi come va a finire. È bello, è veramente bello. Ecco, quello alle mie spalle è Dracula. Però è un bel film e secondo me è perfetto per la notte di Halloween. Altro film consigliato, consigliatissimo, è Scream. Io ho Scream 1, 2, 3 e 4, ma quello che adoro in assoluto è Scream 1. Scream, chi urla muore. Ne sento parlare veramente poco di questo film, anche su YouTube. Non ne parla quasi nessuno, non so perché, ma a me onestamente piace tantissimo. Infatti, quando guardo questi film, cioè ritorno indietro nel tempo, quando appunto ero adolescente, io l'adoravo.
E poi insomma sto killer che dice, io mi chiama e mi dice qual è il tuo film horror preferito? Insomma ci sta, in questa serata di Halloween ci sta. E quindi insomma io ve lo consiglio, anche se l'avete visto, ve lo ricordate, però è sempre bello rivederlo. Quindi rivedetelo. E poi c'è la protagonista, appunto, la nostra Sydney Prescott, che appunto compare in tutti e quattro i film. Bello, 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 vedetelo. Poi, ovviamente, se avete i bambini quella sera che non vogliono assolutamente sentir parlare di andare a nanna prima, ma vogliono appunto trascorrere la sera di Halloween con voi, allora ho pensato di consigliarvi Piccoli Brividi. Se avete dei bambini da 9-10 anni in su, insomma, è bello da vedere insieme a loro perché è fatto appunto per i più piccini. In questi, io ho in particolare l'1 e il 2. In questi film, appunto, i mostri dei vari racconti vengono fuori e quindi, insomma, devono riuscire i ragazzi, i protagonisti, devono riuscire a riportare tutti questi mostri di nuovo nei vari libri. È una bella avventura da passare, appunto, tutti insieme. Quindi, ve lo consiglio. Questi allora erano i film in DVD che ho e che vi ho voluto consigliare, ma per quanto riguarda Netflix, che quindi so che molti di voi hanno questa piattaforma ed è più semplice per voi accedere e vedere un film, tra questi voglio consigliarvi paura.com, che è questo che vedete alle mie spalle. Paura.com è un sito e chi va a visitare questo sito e vede appunto il filmato che viene trasmesso, dopo 48 ore, ha quindi 48 ore di tempo, prima di morire. In questo film c'è il detective Mike Riley che insieme ad una ricercatrice provano e cercano di scoprire cosa c'è dietro a questo sito. Succede però che anche loro rimangono coinvolti e c'è appunto, insomma, una corsa contro il tempo perché hanno solamente 48 ore per capire e riuscire, insomma, a riportare tutto alla normalità. Ce la faranno? Non lo so, dovete scoprirlo. Quindi è bello da vedere. Quindi paura.com. Poi non posso non consigliarvi Annabelle. Questo film si apre con una scena iniziale di cui parte anche il film The Conjuring, L'Evocazione, che appunto questo film ne costituisce lo spin-off. In questo film un'infermiera riceve dalla madre una bambola, appunto Annabelle. Qui comunque torniamo indietro nel 1967 per capire in effetti come e perché questa bambola ha ricevuto questi poteri malvagi. Insomma, so che tanti di voi ne hanno già sentito parlare di Annabelle, tanti di voi lo conoscono e l'hanno visto, hanno apprezzato insomma questo film, tanti di voi invece hanno avuto paura comunque di vederlo. Non dovete avere paura perché è un film stupendo, cioè ne parlano tutti, dovete vederlo. Mi raccomando, vedetelo e non siate fifoni, mi raccomando perché è un bel bel film. E poi c'è Ouija, il mio film horror preferito. In questo film c'è Debbie e Elaine, due bambine che giocano con la tavoletta Ouija. E quindi una delle due spiega all'altra che bisogna comunque seguire delle regole. Non bisogna mai giocare da soli, non bisogna mai giocare in un cimitero e bisogna sempre salutare lo spirito. Ed insieme devono dire, col cuore sincero, noi amici veniamo e spiriti vicini noi vi evochiamo. L'ho imparato. Insomma, ragazzi, questo è un bel film, è il mio preferito, è bellissimo. Quindi queste ragazze sì, ci giocano, ma una di loro infrange una regola, quindi inizia a giocare da sola e insomma, lascio a voi il proseguimento del film perché è fantastico! Vedetelo! Come ultimo film voglio consigliarvi Death Note.
quindi lo trovate sempre su Netflix, e in questo film c'è un giovane studente che un giorno così qualsiasi, come vedete appunto alle mie spalle, gli piomba addosso, proprio nel vero senso della parola, un quaderno nero. All'inizio non sa cosa sia, ma dopo in seguito scopre che può uccidere, insomma, chiunque voglia, scrivendoci sopra semplicemente il nome delle vittime. E quindi lui così inizia a scriverci i nomi e inizia a far morire appunto le persone secondo lui che non meritano di vivere. Ma nel corso del film appunto poi scoprirete che qualcosa va storto, come sempre d'altronde. Insomma, comunque questo è un bel film pure da vedere, ve lo consiglio. Io onestamente questo film l'ho visto proprio all'inizio di ottobre, mi è piaciuto tantissimo, non l'avevo visto, però l'ho scoperto insomma perché ne ho sentito parlare qui sulla piattaforma di YouTube, insomma in tanti ne parlavano bene e quindi insomma l'ho voluto vedere anch'io e io quindi ve lo consiglio. Niente, questi erano tutti i film che io vi consiglio insomma di vedere durante la sera di Halloween o comunque anche durante questo mese, anche perché insomma Halloween, oltre ad essere specificatamente quel giorno, ma è bello vedere, iniziare a vedere film horror anche insomma durante tutto il mese di ottobre. Quindi ragazzi e ragazzi, divertitevi e buona visione. Spero che il video vi sia stato utile e che possiate prendere spunto dai miei consigli e ci vediamo al prossimo video. Ciao!